Stiamo da Walmart e stiamo nella sezione dove vendono le salse sughi per l'insalata. Questi sono tanti, 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 tanti salse che si mettono sull'insalata qui. Uno delle molto popolari è ranch dressing. E ci sono vari tipi, questo qua è jalapeno con bacon, salt with chipotle, light, senza grasso. Chili lime, cucumber, basil. Oops, sorry. Poi ovviamente ci sono varie marche dei ranch dressing lì sopra, vedete tu, tantissimi. Poi italiano, versione italiano che mettono varie erbe dentro, che pure è buono. Dico la verità, è buono. Russian dressing mai provato. Thousand Island, che schifo, è come fatto col ketchup. Però molta gente piace. Blue cheese, che praticamente è fatto con il formaggio muffato. E Carolina, un altro tipo. Vabbè, comunque ci sono un sacco di tipi. Questi sono tutti, tutti i tipi di dressings che mettono su le insalate. Poi ovviamente hanno light, senza grasso, balsamico, con l'aceto, comunque vari tipi. Anche quelli che poi sono secchi, che li devi solo aggiungere boh, acqua, non sono mai provato. E bacon, pancetta, pezzetti di pancetta pronte, grosse, croccanti, che si mettono sulle insalate qui. E croutons e varie cose. Ok, stiamo comunque. guardando qua. Non potete credere. Vabbè, forse qua in America si crede sta cosa, che si trova il ketchup verde come slime. Che Says schifo, Ecuadorian slime slime. sauce. Mamma mia, che schifo, veramente. Comunque, questi sono i vari ketchups che ci sono. Senape. Tutti i tipi di ketchup. Poi c'hanno il kit con il ketchup e il senape laggiù. E relish pure. Ketchup due pacchi. Non ci posso ancora credere di quella schifezza che ho appena Non potete visto. mancare le salse che si mettono per le bistecche, il pollo, le alette di pollo. Uno che mi piace tantissimo è questo qui, Parmesan Garlic, che è con l'aglio. Quanto? Veramente? Pochissimo. Allora, le salse che abbiamo qui, tartar sauce, cocktail sauce. Vari tipi di barbecue sauce, Tabasco, hot sauce, cose che non mi piacciono. Tantissimi vari tipi di barbecue sauce. Comunque, questi sono tutti i vari tipi di barbecue sauce. yep, tutti Caribbean, jerk. Questi non sono barbecue. Teriyaki, classic steakhouse. Comunque. Questi sono tutti, poi ci sono questi qua, praticamente in a bag, dove tu metti la tua bistecca dentro la busta e già ci sta il marinade dentro. Vedete, si vede nella foto. Worcestershire sauce, liquid smoke steak sauce. Io non sono una grande appassionata di salse, sinceramente, oltre al barbecue, il teriyaki e il parmesan garlic, non è che mangio tante salse. No, non mi piace A1. Poi qui giù ci sono tutti i cetrioli. A me nemmeno piacciono, però a Dani Cuzzi sì. Chiamano pickles. Pickles, pickles. E cetrioli sotto aceto praticamente. Tantissimi tipi. Mi piacciono questi qua. Yeah. Questi qua. Yeah, che hanno vari gusti. La gente mi chiede, ah, ok, aceto, che aceto si deve mettere quando si crea il latticello, il aceto bianco, che sarebbe questi qui. Noi però non abbiamo solo un tipo di aceto, abbiamo aceto di mele, abbiamo aceto di mele pure senza filtrati, l'aceto balsamico, l'aceto di vino bianco per le insalate e altri aceti. Questi sono solo aceti.